Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un filato sfumato 100% cotone, che però presenta una struttura molto particolare e allo stesso modo anche una sfumatura altrettanto particolare, che darà alle vostre creazioni un effetto davvero originale, vissuto, e il che non vuol dire per forza vecchio, ma in questo caso davvero alla moda. Analizziamo nel dettaglio il Jovi. Allora, il Jovi si presenta così in gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 145 metri. Parliamo di un 100% cotone, come abbiamo detto prima, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 4-5 oppure dell'uncinetto 3-4. Ecco i consigli per il lavaggio e il post lavaggio del nostro Jovi. Consigliamo di lavarlo ad una temperatura non superiore ai 40 gradi. Sconsigliamo l'utilizzo dell'asciugatrice, ma piuttosto consigliamo di riporre la vostra creazione in una superficie piana ad asciugare lontana da fonti di calore eccessive. È possibile stirare la vostra creazione ad una temperatura che non superi però i 150 gradi. E sono possibili, è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Sconsigliamo ovviamente di candeggiare questo Jovi. È costruito con due tipologie di fiammature, che poi avremo modo di parlarne meglio successivamente, ma qui potete vedere già questa tipologia diversa di spessore, che è davvero molto originale. E a questa tipologia di fiammatura si completa anche la personalità di questo cotone, che è dovuta proprio al colore spruzzato ad effetto spray con sfumatura molto corta e degradé. Questa particolare tintura, infatti, guardate, qui si vede molto evidente, lascia intravedere la fibra naturale sottostante, conferendo così alla creazione un aspetto davvero originale. Ma vediamo e analizziamo nel dettaglio ogni singola variante di colore del Jovi e soprattutto vediamo i nostri telini. Questa variante di colore è la variante Jovi Eclettico, eccola qui, una bella esplosione di colore, guardatela qui anche sul telino, abbiamo dal colore aragosta le varie sfumature di blu e di verde. Questo invece è il Jovi Amoroso, molto vivo, decisamente brillante con tutte le varie sfumature di verde e di giallo. Questo invece è il Jovi Prezioso, in cui vediamo note di verde acqua, di lilla e di glicine. Questo invece è un delicatissimo Jovi Pacato, in cui ci sono i toni del beige e tantissime diverse sfumature del rosa. E qui invece vediamo dei toni molto vivi con il Jovi per l'appunto Allegro, dove ci sono tante diverse sfumature di rosa e di arancione. E vediamo qui un Jovi dai colori davvero quasi sfacciati, abbiamo infatti il Jovi sfrontato con dei toni davvero molto colorati, in contrasto tra loro per chi ama osare. E per chi vuole essere cool abbiamo qui il Jovi favoloso, con dei toni senz'altro alla moda che vanno dal rosa all'arancione intervallati da questo candido verde acqua. Questo invece è il Jovi Caparbio, in cui ci sono toni decisamente più delicati, più pastello, quali il verde militare o i toni degli agrumi. E continuiamo invece con un bel Jovi Dinamico, dove ci sono dei determinanti arancione, fucsia, rosso, acqua e glicine. E concludiamo in bellezza con un bel Jovi Contento, dove primeggiano i colori caldi dell'arancione, del giallo, ma anche dell'azzurro. Di filati 100% cotone sfumati nel catalogo Tessila ce ne sono diversi, pensiamo al Donny Color, il Donny Sfumato, i Ghiprint, i Ghighost, per non parlare di tutti gli altri sfumati in misto cotone. Il Jovi però ha delle caratteristiche in più. La sfumatura, certamente, come abbiamo avuto modo di analizzare prima nel dettaglio, soprattutto grazie ai telini, ma una caratteristica particolare è questo cotone fiammato, vale a dire questo ingrossamento a intervalli programmati di questo cotone, che oltretutto in alcuni tratti è anche molto visibile e che darà senz'altro grande leggerezza, morbidezza e voluminosità ai vostri capi. Per chi davvero vuole un look diverso, particolare, da questo aspetto vissuto che, come abbiamo detto prima, è davvero molto alla moda in questo periodo.
Il Giovi quindi è senz'altro il filato adatto. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!